sempre qui a Napoli, nel cuore pulsante di Napoli. Abbiamo un altro collega del Senato, Sandro Ruotolo, bene, con Manfredi sindaco, quindi una città che certamente potrà rinascere. Assolutamente sì, perché è cambiata anche la base. Questo è il momento di vedere insieme. Intanto la gente vuole uscire dalla pandemia e dalla crisi, quindi ha bisogno di un punto di riferimento nel comune, di persone che sanno come uscire dalla crisi, mettere insieme. Non è più il tempo di scassare, ma è il tempo anche di dare delle risposte concrete ai tanti problemi che ha la città, che hanno i cittadini. Pensate soltanto al tema della povertà e quindi del reddito di cittadinanza, che in queste ore, ma non è solo questo, c'è bisogno di ricostruire e di dare un'idea, come dire, di futuro per questa città. E da questo punto di vista Manfredi e la sua coalizione, poi è chiaro che io guardo con molto, diciamo, accendo i riflettori, le mie antenne, perché penso che oggi tu debba battere la destra sovranista, anti-europeista, eccetera, e quindi anche nello sviluppo delle politiche, perché prima o poi si tornerà a votare dopo l'elezione del capo dello Stato. Noi dobbiamo rafforzare questo campo democratico insieme ai 5 Stelle e ovviamente anche a quelle personalità della società civile. Ecco, io non credo più, non ho mai creduto, ma credo che sia sbagliata l'idea che da una parte c'è la società civile e dall'altra la politica, la buona politica. Questa coalizione, questa candidatura di Manfredi con la presenza di Conte, di Letta, di Speranza, ci aiutano anche a questo tipo di riflessione, dove la politica sta insieme agli esponenti della società civile. Competenza, ma anche valori. E il primo valore a Napoli, scusami se te lo dico, ma è l'antifascismo, è l'antirazzismo, è la città di Giancarlo Siani, ma è la città delle quattro giornate, è la città dove si mangia in due e si mangia anche in tre, quindi dell'inclusione e dell'accoglienza. Dovremo fare questa grande sfida per la transizione ecologica, e noi napoletani lo sappiamo bene che cosa vuol dire, perché abbiamo l'emergenza ambientale, i rifiuti tossici, eccetera, eccetera, e poi abbiamo questi cambiamenti climatici. Quindi emergenza ambientale e cambiamenti climatici ci danno l'occasione, proprio noi che abbiamo oramai un tessuto produttivo in crisi, di poter costruire il nuovo, non anche, ma puntare tutto sulla transizione green, sulla transizione ecologica. Passaggi fondamentali proprio questi, ecco, la riflessione è proprio quella, che Napoli ha tutte le potenzialità per fare bene. Bene, perfetto, grazie a tutti, ci vediamo tra poco a Scampia. Grazie.